Hello and welcome to Wines of Italy. I'm Katarina and from Grapevine Adventures and Wines of Italy, of course. So tonight we're back with a guest from Tuscany, and it's Agricola La Svolta, Niccolò Lari. He's a fairly, or they are a fairly new winery. Hello, Karinder. They're a fairly new winery, but they're totally organic. So I think they started their first harvest in 2016, 16. 2015, 16. No, 16, 16. Okay, 16. So while I come in, start to share the stream, Nicolò will start presenting himself a bit. And if you have any questions, feel free to ask them in the comments. And for those of you who join now, just feel free to share the stream. So, Nicola, if you want to start presenting yourself, what you did before, why you started to become a vine grower and a winemaker. Hi Caterina, hi to all. I'm Niccolò Lari, I'm the owner of Agricola La Svolta. Agricola La Svolta is a leader company, totally family run. We produce wine Chianti near Florence, on the hill near Florence, and we are completely organically. I produce three kinds of Chianti and one rosé in 2016. Before 2016, I was a office worker, and Agricola Svolta means this, a change of life. Before I was a office worker, and now I'm a winemaker, Yeah, because this it is was my little stuff. it was a new change in your life, no? That's cool. I have had big passion about wine. And nothing. I chose this for my life. But you're also a sommelier, no? Because I remember that when we went to the Sommelier. Yeah, I'm. so you had a passion before for the wine, no? Already. Oh, yeah. Okay. And all passion. So if you talk a bit about in the beginning, I mean, how did you start to, was the vineyards and the winery already in your family, or did you buy something? No. I rent the cellar and the vineyard. I work with the Sangiovese grapes principally, and I produce three kind of Chianti. The first is Chianti entry level, that is 90% Sangiovese, then Ciliegiolo and Canaiolo. The second wine is a Chianti without sulfites, without sulfites added. And the third Chianti is the selection of our family, is a 100% Sangiovese, aging that the alcoholic fermentation is making Sémantec, and then aging in Tonneau. Okay. The fourth wine is a rosé. Okay. Because so you grow Sangiovese, Canaiolo. Sorry, No, there was a bit of echo. Sangiovese Canaiolo and Ciliegiolo. Okay. So those are the three grape varieties that you grow.
Sorry? No, there's a bit of echo. I'm sorry. Ah. Let's see if I manage to get rid of the echo. Now, is it better? Yeah. Okay. No, I was asking about the grape varieties. You grow in all these three, or the grape varieties, the Sangiovese, Canaiolo, and Crolorino, you all grow them. Non ho capito, Caterina. The grape varieties, the Sangiovese, il Crolorino e il Canaiolo, cioè li coltivi tutti tu nella tua azienda? Sì, sono tutti coltivati nella mia azienda, sì. Okay. So just continue to describe the wines if you want to. Cioè se continui a parlare dei vini. Sì, dei vini. Ripeto, the first Chiantis, the entry level, and both the alcohol and malolactic fermentation is done in a cement tank. The second one is Chianti Principio, that is 100% Sangiovese. Without sulfites and the alcoholic and malolactic fermentation done in a cement tank. Okay. So, if you talk a bit about the ideas of only using cement, do you use steel too, or you use only cement? No, principally a cement tank. Then I have also a little steel tank. Okay. So what are your ideas? I mean, what do you prefer, and why do you use cement rather than more oak? The idea about what? Sorry. No, I mean, because I guess there is an idea behind using a lot of cement, no? Because cement, cioè cemento è tornato un po' a essere usato, Sì. no? Volevo solo brevemente cosa pensi e perché pensi sia meglio usare il cemento. So I asked him why he thinks it's better to use cement rather than. Cioè, non so, Te hai lo dico in un'idea italiano, o. te Sì, sì, lo sì. posso dire in italiano, Sì. ma no, fondamentalmente tutto ciò che appartiene alla tradizione toscana credo debba essere valorizzato, quindi perché non usare fine cemento che alla fine i nostri nonni, voglio dire, ci hanno vinificato per anni. Qualcheduno anche con ottimi risultati. Sì. Niente, niente da togliere da dire sull'acciaio, che è un contenitore molto dinamico, molto, molto utile. Quindi ecco, non mi sento di parlare bene di uno o male No, no, dell'altro, era ecco. giusto per avere così Certo. un'idea tua, insomma. So he says, because I asked why he used cement, because cement is becoming more and more, it's coming back more and more to be used, at least in all over Italy. And he says that he preferred to use cement because it used to be part of the Tuscan tradition in the vinification process. So he thinks it's important to also go back and kind of be consistent or faithful to the tradition. But of course, he could also use steel, but he prefers to use cement. Ok, penso che ho tradotto in un modo che si Sì. capisce. E poi volevo sentire, perché anche questa cosa di avere una versione del vino senza sulfiti, cioè fa parte del tuo idea di essere biologico?
Sì, Catarina, te lo dico in italiano perché il mio inglese No, è pessimo. Ti va dispiace? benissimo. No, traduco volentieri, non c'è problema. Diciamo, io ho... Dimmi, dimmi. No, continui, scusa, ti ho interrotto. Ah, ok. Nel mondo del vino, chiaramente in punta di piedi, sto cercando di innanzitutto di fare dei buoni prodotti che comunque sia la bevibilità sia il punto di riferimento. Poi all'interno della mia produzione avevo voglia di sperimentare un qualcosa di diverso, no? Che si avvicinasse più possibile al mondo dei vini naturali, che secondo me può essere una strada da percorrere, perché ci sono degli ottimi esempi di vini naturali e credo che, perché no, credo possa essere una strada da percorrere, appunto. So I I asked. Chianti senza sulfiti è un punto di partenza, ecco. Vediamo un po' come si evolve anche la mia storia enologica. Sì, so I asked him about the idea of making a wine with zero addition of sulfites. So he says it's of course also has to do with having an enjoyable wine and a drinkable wine, but also that he wanted to do a wine which was as far as possible, as close to the tradition of or the movement of natural wines, and he believes in this. So he wanted to make a wine without sulfites, also to kind of make his contribution to the natural wines. And he sees this first wine as a starting point, and then. Who knows what other wines or whatever will be the result further on? Also, because 2016 is his first year of production, so I guess there's going to be a lot of changes and a lot of news further on when he tries new things. So, for those of you who are joining now, we're talking to Niccolò Lali from Agricola La Svolta, and I'm translating. So, if you happen in the middle of Italian, the English will come in a short while. Quindi non lo so, se racconti un po' del rosato che ho assaggiato, che secondo me era molto, molto interessante, perché insomma, per essere un Sangiovese era molto fresco naturalmente, ma anche molto Mi è piaciuto. fruttato, sì. Sì, il frutto è comunque sia il filo conduttore di tutti i miei vini. Oggettivamente lo ritrovo, questo commento lo ritrovo un po' in tutti i miei vini. Sì. Il rosato, obiettivamente, sì, ha questo frutto ben presente, questa acidità portata dal Sangiovese, e obiettivamente è, come dire, un vino molto, molto piacevole a bere, soprattutto in questo periodo che è un caldo infernale qui in Toscana e in Italia, insomma. Quindi devo dire che è stato molto, molto apprezzato. E niente, è un rosato non da Salasso, ma quest'anno abbiamo deciso di fare una vendemmia precoce dedicata proprio al rosato, e abbiamo scelto chiaramente le uve meno mature, perché chiaro, bisogna fare in questo modo, e chiaramente vendemmiandole prima. Diciamo, la prima vendemmia è stata quella del rosato, andando a selezionare quelli che comunque si erano grappoli più belli, chiaramente con le caratteristiche per la vinificazione del rosato. È un rosato vinificato in bianco, come dicevo prima, non da Salasso, quindi come se fosse un bianco, una brevissima selezione sulle bucce, e poi niente, questa. So we were talking about the rosé wine that I asked about because I tasted it a month ago, more or less, and it's a very fresh but also very fruity wine.
And he says that in general, in his wines, the fruit is the kind of the main connecting thread, which I agree with, because his wines are actually very fruity and very fresh, but still very smooth in general. And he says that it's a Salasso Rosato, so it has been vinified in as a white wine. Which makes it also the color very, very clear. It's not as it has a beautiful color. And I think it's a perfect wine for the summer, which is also now when it's very, very warm, at least in Florence, but I guess in most of Italy, and I don't know abroad, perhaps also in other parts in Europe. So I think it's a very interesting wine. So for those of you who have any questions, just feel free to ask Nicolò whatever you want. I will also drop the link to his website here, so you can go and have a look. Quindi se continuiamo su questa cosa, perché comunque i tuoi vini sono molto giovani, nel senso ovviamente perché sì, è il primo anno di produzione, però sono molto, molto rotondi, molto, cioè non senti questa che senti spesso nel Sangiovese, molta acidità quando sono giovani. Secondo te dipende proprio anche dal modo di vinificare in cemento oppure dalla frutta, non lo so, secondo te da cosa... Ma io no, come dire, sono il 2016 è stata la mia prima vendemmia, quindi non ho molti parametri di riferimento, non ho, quindi non sono ancora in grado di avere uno storico, no, di quelle che sono le mie produzioni. Certo è che quando entravo in vigna a settembre e assaggiavo l'uva, sentivo quest'uva molto, veramente molto dolce, molto dolci, i tannini dei vinaccioli molto, molto rotondi, poco aggressivi. Io credo, al di là del fatto che comunque sia in vigna, mi sento di dire che abbiamo fatto un discreto lavoro anche di selezione e abbiamo portato appunto in cantina l'uva veramente bella. Il 2016 obiettivamente ci ha aiutato perché è stata un'annata strepitosa, molto 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 bella. Ecco, spero ora il 2017 avremo un po' di problemi se continua così con la siccità, ma insomma vediamo. Ecco, io credo sia appunto sia parte del merito sia dovuto al lavoro di selezione che abbiamo fatto, e quindi di maturazione ottimale delle uve e dei tannini, e chiaramente anche del tempo che nel 2016 ci ha aiutato. Sì. So I asked about his wines, because actually the fruit is very present in all his wines, and still they are very smooth. I mean, they're very, you don't feel the that much the acidity. I mean, it's still fresh wines, but you don't feel the over acidity that you normally can find in very young Chianti wines. And he says that, of course, he doesn't have a history or to go back to compare with, because it's his first production year in 2016. But he says he believes that the work they made in the vineyard has been very important, and also that 2016 was a fantastic year. The weather was very very favorable for the wine producers. So he thinks that also when he went to taste the grapes in the vineyard before the harvest, he felt that the tannins were less intrusive and that the fruit was very much present. C'è la Marica Socci, non so se chi era con te anche. Ciao Marica. Sì. Ciao Marica. Grandissima famiglia Socci, un bacione dalla Toscana. So for those of you who are here following in English, Marica Socci, I hope will be my guest in mid-July. And she's another great producer in the Le Marche. She's a producer of Verdicchio. I'm sorry, scusami che ora prendo un po' di tempo per Marica. No, fai bene. And she's actually producing a very, very interesting Verdicchio di Jesi. And for those of you who are interested, you should definitely follow her on Facebook, where she posts a lot and she does a lot of nice things.
So we're planning if I'm going to do a survey for those of you in the States, if it would be possible to do a live stream earlier in the day so that we can do it directly from her vineyard, because I think it would be very cool. So let's come back to Nicola. Non lo so, volevo sentire un po' anche del lavoro in cantina, insomma, ce l'hai un enologo o fai tutto te e la tua famiglia Sì, o come... diciamo io non sono né figlio d'arte, quindi i miei genitori non facevano, non fanno, cioè, oddio, ora forse, anzi sicuramente mio babbo un po' mi sta aiutando, quindi l'ho costretto a diventare contadino e vignaiolo, però non sono figlio d'arte, quindi non ho nel nostro background familiare esperienze di viticoltori. E sì, ho un enologo, più che un enologo, diciamo, è un amico che comunque è anche enologo, che mi dà una mano in cantina, anzi lo ringrazio pubblicamente, anche se lo faccio quotidianamente, si chiama Yuri Romboli, con il quale, diciamo, appunto ci confrontiamo, siamo confrontati, ci confrontiamo ogni giorno Come si chiama Romboli? su quello che Yuri Romboli, sì. Grazie Maria. E niente, ecco. Ciao, dimmi. No, la sua idea in generale, o nel senso avete sviluppato l'idea assieme o partiva lui con un'idea che poi tu hai seguito? Come... Perché non lo so, sono curiosa visto che è un lavoro abbastanza Sì. nuovo, no? Sì, certo. Allora, innanzitutto è come dire, è un giovane vignaiolo con tanta passione, un giovane vignaiolo e enologo con tanta passione come me. E poi, cioè, non abbiamo dovuto fare grossi vini, diciamo. Con la cantina cerchiamo di, con i lavori in cantina cerchiamo di essere meno invasivi possibile. Il grosso lavoro che cerchiamo di fare è in vigna. Quindi, ecco, in cantina sostanzialmente possiamo solo peggiorarla se facciamo cose sbagliate. Quindi, ecco. L'idea è, come ti dicevo prima, di avvicinarsi il più possibile ai vini naturali o comunque con poco impatto da parte nostra, da parte dell'uomo, no? Bassi dosaggi di solforose, insomma, senza utilizzo di proteine animali, ecco, quindi Ok, niente, ecco, questo. forse la traduco un po', insomma. Sì, no, scusi, l'ho fatta troppo lunga. No. So I was asking about his ideas of in the wine cellar and so forth, and we ended up talking about his enologist, because I asked if he has an enologist or if he kind of manages on his own, that a lot of wineries does now, and he says that no, I mean he's not a son of winemakers, so he of course says he has an enologist, but they worked very closely together and they have the same ideas. So his enologist, Yuri Romboli, is also a winemaker, but also an enologist, of course, and that they have the same ideas, that they want to get as close as possible to the idea of natural wines, also to not use any added substances. As far as possible, and that a major part of the wine is made. I mean, a major part of making wine is that you make it in the vineyard. So having good grapes is almost it's the most important thing to make a wine, because you should intervene as little as possible during the vinification process in the wine cellar, and that is also should not be possible to make any mistakes in the wine cellar. So for those of you who join now, we're talking to Nicolò from Agricola La Svolta.
And if you have any questions, don't hesitate to ask. We're talking about his winery, which is very young because his first production year was 2016. And he produces, I think, three different wines. No, four different wines with a rosé wine. And it's all mainly Sangiovese, and it's within the Chianti denomination, DOCG. And he makes one Chianti wine also without any added sulfites, as another way of being as close as possible to natural wines. So please ask any questions if you want to, and don't be shy. Quindi, cos'altro volevo chiedere? Avevo letto sul tuo sito. Quindi hai 15 ettari, di cui 15 et 5 ettari sono ai vigneto, vero? No. Circa 5 ettari, sì, 4 ettari e mezzo sono. È tutto in affitto, come hai detto? Per il momento tutto in affitto, sì. Ok. E dove è situato? Esattamente in La Strassigna o non mi ricordo cosa hai detto. Sì, no, non nel paese della Strassigna, ma sulle colline Sulle di La colline. Strassigna, in una località che si chiama Malmantile. Ok. Ecco, comunque a pochi chilometri da Firenze, proprio sulle colline di Firenze. So he has around 5 hectares vineyard that he cultivates, but I think he actually rents the land because, as said, he hasn't any background as a viticulturist, but he kind of just changed his path of life to become a vine grower and winemaker out of pure passion. The winery is situated very close to Florence on the hills outside La Strassigna, or on the hills outside Florence, basically. And qualcos'altro che vuoi aggiungere sui vini? O cosa è Ma tipico senti, No, fai fai. sì. No, ti stavo dicendo, mi è venuto in mente adesso quando mi hai parlato diciamo, del confronto con Yuri, con l'enologo. Colgo l'occasione per dirti che stiamo studiando, siccome ho preso anche una vigna di Trebbiano, quindi un bianco, stiamo studiando. Come vinificarla, insomma, l'idea di uscire un po' dai canoni standard del Trebbiano classico bianco carta, provare a fare un bianco macerato come se fosse, insomma, come fra virgolette, se fosse una vinificazione in rosso. I cosiddetti orange wine, no? Questa, diciamo, potrebbe essere, anzi, sicuramente sarà una novità del 2017. E poi l'altra novità sarà che usciremo, se tutto va bene, con un Chianti classico. Che quello subirà però chiaramente un affinamento più lungo, quindi stiamo valutando se farci una riserva, vediamo un po', insomma, ecco, anche dalla qualità delle uve, come lavorarle. Ecco, queste sono le due cose, le due news. Okay, so he says that there are some news when he was thinking closer on his collaboration with his enologist, Yuri, and he has rented also now a vineyard with Trebbiano, and the idea is to make a different Trebbiano, not according to the usual standards, but a white wine that is more macerated, so more similar to an orange wine, and that they want to experiment a bit with that for 2017 now. And then further on, that he also want to do a Chianti Classico, but he doesn't know in which category yet, if he wants to do a Riserva or how.
And of course, Chianticlastro needs a bit more of aging according to the standards of the denomination. So it's a bit different than a Chianti DOCG. So there are some exciting news, I think, even if he's only on his first year, he still has a lot of plans, as I suspected. Non lo so, non abbiamo parlato, we haven't talked about the terroir and the soil, which is often very interesting for the people listening. Quindi, non lo so, spesso piace sentire un po' del suolo, del terroir, come influisce sul vino. Quindi, cos'è tipico? Cioè, non pensare che parli a me ora, ma che parli agli altri. Cioè, cos'è tipico del suolo e del terroir dove hai i tuoi vigneti? Ma sì, sicuramente la componente principale dalle mie parti è l'argilla, ecco, chiaramente non in maniera eccessiva, perché chiaramente se no le vigne subirebbero troppo, insomma, la presenza dell'argilla. Sicuramente c'è una componente di scheletro, quindi un po' lo scheletro è ben presente, ecco. Questa è la secondo me, diciamo, è come è composto il intendevi terroir come terreno proprio o come microclima? Tutte e due un po'. È quello che sì. Pensi da dire sul... Sì, sì, sai, per quanto riguarda il microclima, io, ripeto, sono nuovo in questo mondo, ma mi sento di dire che sembra di essere in Napa Valley, perché è un caldo infernale, anzi in Arizona forse, perché è da febbraio che non piove, quindi... più che microclima, un grande clima, un grande caldo e basta, ecco, non... No, poi oggettivamente Malmantile, comunque le colline della Strassigna, diciamo, hanno un vantaggio, che è quello di essere sempre ben ventilate, quindi sostanzialmente dal punto di vista dei patogeni e delle malattie, insomma, è un bel aiuto, ecco. Anche per quanto riguarda i marciumi, più avanzata quindi ecco. Ora forse questo è un po' dimentico cosa sì. Hai detto. So, I asked about the soil and terroir a bit to give you an idea about the typical and how it can influence the wine. So he says, of course, on the hills where he has his vineyards, the soil is typical. The soil is in clay, but also that there's a lot of skeletons. So it's not, you know, it's not only clay, but and also that the microclimate, there are good winds, so which then kind of blows away the risk for mold and so forth on the grapes. But for the rest of the microclimate, in his short experience, he thinks he paragonizes as Napa Valley, because he says since he started, it's been like very, very hot. It hasn't rained this year since February, so it's hot, no rain. And so he kind of compares it to a climate which is a bit like or Napa Valley or Arizona or something similar. So I don't know if you have any questions on this. Now there's a bit of an echo again, but I think it's going to go away. Just feel free to ask the questions. Se avete delle domande, non cioè non essere timidi. Pure le domande, non essere timidi. Ora, quando faccio tra due lingue, dopo un po' mi dimentico delle parole. E quindi, secondo te, come influisce questo sui tuoi vini? Cioè, nel senso, il caldo suppongo che ha portato fuori tanto frutto. Ecco un tuo amico, forse, una tua amica. Sì, un'amica. Ciao Tiziana, ciao.
Come dire, No, il caldo. Dimmi, no, dimmi, scusa se ho No, interrotto. come diresti a una persona che magari non conosce la zona, i tuoi vini, come diresti che influisce sui tuoi vini, il clima e il suolo, in modo generale? Sì, ripeto, io no, credo per l'esperienza che ho io, le mie vigne danno sicuramente diciamo, la caratteristica principale, appunto, come dicevo prima, dei vini è questo frutto molto ben presente. Quindi mi sento di dire questo, no? Che la caratteristica principale del vino, dei miei vini, perlomeno del 2016, è stata questa, no? Questo frutto maturo, questa ciliegia sottospinto, quindi diciamo questa è la componente principale. Quello che sarà il 2017, non lo so, bisogna aspettare settembre, sperando che non succeda, ahimè, con il 2003, che ora io nel 2003 non producevo, ma ho assaggiato tantissimamente, si sentiva dei vini molto cotti, no? Questa frutta cotta, quindi ecco, la speranza è quella che anzi, prima o poi, speriamo prima più che poi piova, perché se no è un grosso problema, ecco. So I asked a bit about how his this soil and the microclimate, according to him, influences his wines, and he says that of course he has a very short history to lean on, so he doesn't feel that he can say that much yet, but. For this year, or for the last year, of course, the wines are very fruity, very much cherry, a bit ripe. Here they say cherry sotto spirito, which is a bit, I don't know how you say it in English, but anyway, ripe cherry. And he doesn't know how it will be this year because he hopes they hope that it will start raining because otherwise it will probably be very kind of a overripe fruit. And this is the general characteristic so far of his 2016 wines. I would say that they're very fresh and that the fruit is very present, and that they're very smooth. Sì. Poi se andiamo a parlare forse di altre cose, tipo per quest'anno, cioè dove vedi che vendi soprattutto il tuo vino? Ma senti, io contrariamente a quello che pensavo, diciamo su Firenze e provincia, sto riscontrando apprezzamenti e quindi diciamo, diciamo dal punto di vista delle vendite, siamo chiaramente all'inizio, ma diciamo sono abbastanza soddisfatto. Avevo paura, come dire, che Firenze non fosse in grado di accogliere ancora vino, dei ristoranti di Firenze non fossero ancora pronti, fossero già pieni di vino, quindi ho detto obiettivamente alcune notte, alcuni ristoranti, i vini sono piaciuti, quindi riesco a venderli. E poi piano piano mi sto affacciando anche ai mercati esteri, non è facile perché ogni paese ha il proprio gusto, insomma anche lì la competizione è sempre molta, quindi vediamo piano piano, sto cercando di posizionarmi il più possibile, ecco. So he says about the commercialization or the selling of his wines that he actually sells. He didn't think he thought it would be too more hard or harder to sell in Florence and in Tuscany, but he says that he actually managed to sell a lot of his wines here on the spot, which is very good. So from restaurants to wine bars and so forth.
and that he's then starting to expand his to sell his wine also in other places and also abroad, but that abroad, of course, it takes a bit more time. I'm sorry that we don't have more of my usual American followers here today, or if they're coming in a while, because I think it's also Vinexpo. Some of my friends are Americans, but they live in Bordeaux, so I think they're on at the Vinexpo these days. And it's a pity they're not here, because some of them knows a little bit more about the internal style in Florence, because as he said, it's considered a bit of a hard market, I think, to get through in Florence. You're an American in Denmark, Donald Brandt. Welcome and thank you for listening in. So if you have any questions, Donald, just don't hesitate to ask them to Nicolò. Quindi c'è un americano che abita in Danimarca che ci segue. Visto. Ciao Donald. No, quindi spiegavo che è interessante che riesci a vendere comunque una gran parte qui a Firenze, in Toscana. Comunque, non lo so, hai qualcosa che vuoi aggiungere? Non so, se facciamo qualcosa sull'abbinamento che piace anche, perché comunque questo video poi girerà dopo, anche se non sono qui oggi, dopo sicuramente guarderanno. Se dovresti abbinare il tuo vino, quale abbinamento per il rosso e per il rosé sarebbe secondo te? I rossi senz'altro sono tutti rossi di struttura. Tieni presente il Chianti d'ingresso, il Chianti entry level è un 13 gradi e mezzo, un vino di corpo comunque sia, anche se è un vino d'ingresso, ora non è definibile un vino quotidiano, ecco, perché ripeto, è un vino di struttura. Lo stesso il Chianti senza solfiti è un 14 gradi, probabilmente sicuramente più morbido al gusto rispetto al Chianti d'ingresso, meno tannico, e poi si finisce sulla selezione, che è un 14 gradi e mezzo, una struttura importante. Io gli abbinamenti sono quelli classici, cioè la bistecca, la bistecca alla fiorentina, sì, non lo so, il preposo dell'impruneta, tutti tipici toscani e comunque sia, ecco, belli, si dice sugosi, no? Belli grassi, in modo da potersi bilanciare con la struttura e i tannini dei miei vini, ecco. Il rosato, non lo so, piatti meno strutturati, meno complessi, non so, penso al maiale, ecco, o anche un pesce un pochino più strutturato, non lo so, il rosato si abbina molto bene su tutto, cioè può fungere anche da, può avere l'utilità anche del bianco, ecco, può essere bevuto anche con un bianco, ha una freschezza che ti permette di abbinarlo, non mi sento dire che sovrasta il pesce, quindi secondo me è abbinabile tranquillamente anche al pesce, ecco. So I asked a bit about the wine pairings with his wine. So he says that his red wines are, most of them are quite structured red wines, apart from being fresh and fruity, but they're also smooth and fairly structured. So he thinks that they, of course, work well with very classical Florentine and Tuscan foods, such as the bistecca, like the T-bone, and the Peposo di Impruneta,
Like meat dishes that are fairly fatty and succulent. And then regarding the rosé wine, of course, the rosé wine is typical fresh, also aperitivo wine, I think, but it can also be paired with lighter meat dishes and also with fish. So I think it can be paired with a bit of everything, perhaps also with Asian food, I don't know. Cibo asiatico, anche forse per il rosato, chi lo sa. Come scusi, ho sentito. No, forse si può anche usare il rosato con tipo con sushi e simile, non lo so. Ah, sì, sicuramente. No, no, no. So I think his rosé wine is you can pair a bit with everything, or you can also just have it as an aperitivo with general snacks, I think. So again, I don't know. Anyone who has any questions, I see that you're a bit shy tonight, so that happens sometimes. But if you have any questions, don't hesitate because I think I finished my questions for now. Non lo so, vuoi aggiungere qualcosa, qualcosa che vuoi dire, insomma, che pensi sia Ma no, importante? direi di no. Abbiamo detto tutto il perché del nome, il perché del nome, anche se l'ho detto male in inglese, ma insomma, spero di essermi, del nome dell'azienda, no? Spero di essermi fatto capire. Vabbè, lo posso ripetere ora. So I asked him if he has anything to add because I think I've finished my questions for tonight. And he says no, he thinks he has said it all, also about his name, the name of the winery, which he described in the beginning, but he doesn't know if he managed to explain it well. So of course that Agricola La Svolta is like a turn in life, so it's also has the meaning that he made a change in his own life to go from having an office job to becoming a winemaker, which was of course a big change in his life, and thereof the name of the winery. So I think we're just going to round it up very soon. I'm just going to give you some information about the next wines of Italy, and if you have any question, you can just do it now or ask Niccolò now. Don't be shy. And otherwise, next Tuesday, my guest will be finally Gerardo Grondi from Tenuta dei Bossi in the Chianti Rufina. Okay, so Donald says he's a novice on the topic, so he doesn't know what to ask. Non sa cosa chiedere perché si sente. Ah, No, no okay. worries, Donald. We're very happy that you're here to listen. So next Tuesday, we will talk about Chianti Rufina. Because Gerardo tried to be a guest in, I tried to have him in end May, but he didn't manage to get online. So we hope everything should work now next Tuesday. And then on the 11th July, Marika Socci, who was here before, she will be my guest. And on the 4th, I still have to get confirmed. So I thank you all for having been here tonight. To listen to me and Nicolò from Agricola La Svolta. And I hope you enjoy the live stream, and you can still watch it on my Facebook page whenever you want, if you want to listen to it again. And Nicolò, grazie per essere stato mio ospite. Grazie a te, è stato un piacere. Spero che, insomma, vediamo i tuoi vini, cioè che assaggerò anche i tuoi vini prossimo anno. Sì, sicuramente, Sicuramente sicuramente. lo farò. So thank you again to all of you, and I'm very happy that you were here. I dropped the link to Nicolò Agricola La Svolta, so if you want to go and have a look at his website, you can do so. And I'm sure if you're in Florence and you want to visit him, you can just contact him. And I will also drop the link to my website if you want to sign up for my newsletter. So thank you all again, and see you next Tuesday at the same hour. Ciao, ciao. Ciao!